in diretta su Directa Sport, quindi come detto ieri andate sulla pagina, regalateci un like, così raggiungiamo davvero tutti quanti, tutti gli appassionati di basket, ma non solo quelli. Grazie per essere stati qua con noi in questa due giorni, è stata una due giorni intensa che speriamo possa rimanere nel ricordo vostro e dei vostri bambini. Fabiana, vieni qua da me, intanto, insomma, l'adrenalina è passata, vince la soddisfazione? Molta, sono felicissima. Perché ho visto finalmente questi bambini giocare col sorriso, si sono divertiti tantissimo, non ho fatto altro che sentire quando ci premiate ed è arrivato il loro momento. Grazie soprattutto a voi genitori che avete avuto la pazienza di stare qui con noi, un grazie speciale veramente. Grazie a te Fabiana, ricordo dirigente del Panda Monserrato ma anche assessore alla pubblica istruzione del comune di Monserrato, quel che è giusto è giusto. I protagonisti sono loro e loro accompagnati dalle note musicali di grande energia. Salutiamo ancora una volta la squadra della Superga, eccoli qua, protagonisti di questa prima edizione del Directa Sport Pandas Christmas Game. E dopo la Superga, presente in massa, vedo il cartellone dell'Astro, eccola qua, l'applauso è per tutti, facciamo tutto il giro accompagnati dallo staff e ci prendiamo tutti gli applausi. E poi ancora l'Audax, bellissimi con le loro maglie verdi, e ancora i sorrisi e l'energia dell'Antonianum, eccoli, e ancora il Condor di Monserrato, che meraviglia quanti siamo. Ma non è finita la squadra nuova di zecca di Directa Sport, eccoli, super energia. E poi ancora il Sublarus Largius, eccoci qua, fate il giro ancora, guarda, continuate, facciamo il giro, ok, messi qua, perfetto, benissimo, ci sistemiamo e ci sediamo per terra, subito in fila, velocissimi e ci sediamo. Io vi direi che l'Antonianum lo mettiamo qua, Antonianum lo mettiamo qua, qua è il Condor, fa un po' più di spazio e lo mettiamo qua. E poi c'è la squadra di Directa Sport che si siede qua, molto bene. Ah, e c'è anche Sublano, siamo davvero tantissimi. Ovviamente come si fa per educazione, i padroni di casa, ma non meno importanti, li salutiamo adesso, il Panda Monserrato, eccolo qua. Panda seduti qua, uno dietro l'altro, forza e coraggio. Allora chiedo intanto al nostro operatore Andrea Farris di fare una bella panoramica di quello che è stata la due giorni qua al comparto 8 di Monserrato. Lo vedete, oltre 200 bambini tra i 7 e i 9 anni per questa prima edizione del Directa Sport Pandas Christmas Game. Intanto stiamo facendo il calcolo dei risultati, perché Fabiana, fammelo dire, non so se abbiamo già il sindaco, non ancora. Allora fatemi dire una cosa, quando è nato questo regolamento, che forse qualcuno avrà intuito, qualcuno un po' di meno, perché insomma non era facile, era complesso, mica abbiamo pensato che una squadra, una società partecipava con una squadra e un'altra partecipava con tre. Quindi dire
possiamo abbassare poco poco la musica, quindi dire che vince chi ha più punti in base ai bollini. Ricordo, bollino verde valeva quanto si passavano la palla da 1 a 3, lo dico perché magari c'è solo oggi. Il bollino dorato era il super canestro, valeva più 4. Il bollino blu era il fair play, valeva più 6. Il bollino giallo era la doganata, ce ne sono, Ce ne sono squadre che hanno giocato da sole, valeva meno 2. Mica quando abbiamo messo in piedi il regolamento abbiamo pensato c'è una squadra che ha partecipato, e allora abbiamo chiamato in causa la matematica. Chi? Abbiamo pensato. Chi ha partecipato con 3 squadre, terremo il conto del risultato delle 3 squadre. Chi ha partecipato con una squadra, triplicheremo il risultato della squadra per fare la classifica. Chi ha partecipato con 2 squadre, aggiungeremo un terzo al risultato, quindi 2 squadre, e da qui uscirà una classifica bene o male un po' più corretta, perché qua facciamo le cose per bene. Ospiti istituzionali, saremo velocissimi, non so se abbiamo il sindaco e l'assessore, abbiamo forse Emanuela Stara che è l'assessore alla cultura del comune di Monserrato, che chiamo in rappresentanza delle istituzioni. Facciamo un po' il punto, perché c'è una notizia che è quella di ieri che mi è piaciuta. Lo sapevate che il comune di Monserrato farà il capodanno, scatta l'applauso secondo me, con i fuochi d'artificio a basso impatto acustico per i cani e gli animali? Quindi si potrà, vedi che scatta l'applauso, anche? E musicali anche, con sottofondo musicale. Una bellissima iniziativa, una grande novità, quindi tanta luce, tanto spettacolo, sì. Musica, ma non botti per gli animali. Com'è andata? Che sensazioni ci sono? Benissimo, allora siamo intanto stanchissimi perché è iniziata questa maratona natalizia che è veramente faticosa, però è una gratificazione enorme per me venire anche oggi qua e vedere tutte queste persone che aspettano, i ragazzi che aspettano le premiazioni. Siamo gratificati da questo, la stanchezza la mettiamo da parte. È solo l'inizio del lungo calendario, il ricco calendario del Comune di Monserrato per le festività natalizie. Cosa ci aspetta? Lo ribadiamo. Allora, ci aspettano da domani gli auguri con canti e balli itineranti delle scuole monserratine. Poi ci aspetta sabato, non mancate, alla festa di Babbo Natale alla Casa della Cultura dalle 16:30. Poi domenica abbiamo il Babbo Natale in Vespa. Poi abbiamo una rappresentazione teatrale domenica alla Casa della Cultura. Poi abbiamo domani, ecco, una cosa importantissima, perché le festività natalizie sono da festeggiare, ma bisogna soprattutto pensare anche a chi non è fortunato come noi. Quindi domani potrete depositare i vostri doni, degli alimenti naturalmente non deteriorabili, in Piazza Maria Vergine, perché ci sarà il miracolo di Natale. Dalle 10 alle 20 potete andare tranquillamente, è una manifestazione curata dalla Caritas, a consegnare delle buste che verranno poi distribuite tra le famiglie che hanno difficoltà. Quindi diciamo che anche il Natale deve essere di solidarietà, e quindi è importantissimo questo. E poi continuiamo col 23 il concerto natalizio del Teatro Lirico di Cagliari, con il coro appunto del teatro alla Salle, San Giovanni Battista della Salle. Poi abbiamo la presentazione di un libro il 20, tutte non me le ricordo, mi dispiace dimenticarle. Naturalmente il 31 l'abbiamo detto, balli sardi, balli invece per chi ama altro tipo di musica e fuochi d'artificio. Il premio Pro Loco Monserrato ai monserratini che si sono distinti, che hanno dato lustro alla nostra città. Il 6, la festa della Befana, dalla mattina ai giardinetti e il pomeriggio con i Re Magi. E domani esce la locandina ufficiale, quindi perdonatemi perché se non mi ricordo altro non è perché siano meno importanti, ma perché siamo un po'... fusi. Io mi sento di fare i complimenti, perché invece grande memoria significa che l'avete messo in piedi col cuore questo calendario, perché altrimenti passa in maniera un po' più veloce. Grazie intanto assessore, allora andiamo avanti, cerchiamo di essere un po' veloci, dovremmo avere anche un rappresentante della Federazione Italiana Pallacanestro, chiamiamo Ugo Serra, istruttore ma ovviamente anche in rappresentanza della federazione, insomma guarda l'applauso. Insomma,
se dico che sei un soldato da campo, non sbaglio, istruttore storico, soldato da campo in senso positivo, istruttore storico, deciso a spendere tutta la tua vita, tutti i tuoi pomeriggi per i bambini. Tutti i pomeriggi, tutti i giorni dell'anno, non so cosa altro dire, ragazzi, è la mia vita, sono loro. Grazie Ugo, grazie davvero, grazie ovviamente per la tua presenza, ma anche per tutto il resto. Chiamo anche il Andrea Nazzaro, PGS Sardegna, perché c'è un'altra struttura qui a Monserrato, che è quella di Via Capocomino, Riu Saliu, esattamente, una struttura, un'altra bella struttura del comune di Monserrato qua nel territorio, che tra l'altro era un ballottaggio, lo possiamo dire, nelle fasi iniziali sulla scelta, hai dato grande disponibilità da subito, non c'è problema, però poi si sono aperte le porte del comparto 8, insomma, qua mi sa che andiamo avanti per anni, da te non ci andiamo. Sono contentissimo, cioè continui qui così, perché Monserrato ha bisogno di luoghi dove fare lo sport, per cui comparto 8 benissimo, ma poi la realtà organizzata da loro è stupenda ed è bello per chi ama lo sport vedere queste realtà. PGS, ente di promozione sportiva, che è una finalità chiara, quella di far fare sport a qualunque persona, soprattutto a coloro che hanno meno capacità, meno possibilità. Questa è diciamo, la ratio, il grande obiettivo degli enti di promozione sportiva. Porte aperte a tutti, cosa fate? Come attività, come cosa? L'occupazione, un ente di promozione sportiva fa tutte le discipline, per cui dal basket alla ginnastica ritmica, all'equitazione, pallavolo, baseball, che sta lanciando adesso qui a Monserrato, e tante altre cose. Insomma, c'è davvero tanto. Mi sento anche di ringraziare l'Anto, ente di promozione sportiva, Axen Sardegna, che ci ha dato l'egida per questo torneo, a cui noi come Directa Sport al momento, chissà che succede, siamo affiliati ovviamente con tanta fiducia e tanto affetto. Grazie Andrea, appuntamento ovviamente alla prossima. Andiamo avanti un po' veloci, chi abbiamo? Bene, allora vediamo un po', partecipanti, concorso al disegno, c'era il concorso di disegno, lo sapevate? Un grande applauso ai partecipanti, avete visto all'ingresso c'erano tutti i disegni, grazie Loretta, perché? Loretta, grazie, perché ci ha fatto i disegni, ha fatto i bollini del regolamento, ha fatto i cartelloni, possiamo dire che la parte grafica manuale, sempre più rara, è stata fatta da lei, grazie e complimenti. Allora, l'applauso per i disegni a Lorenzo Carlini, a Gabri dell'Antoniano, a Tommaso Mattia Nonni, a Leonardo Spadano, a Simone Pernarella, a Nicolo Picci, a Franci Pesola, a Gigi Manca, a Caterina Urrua, a Francesco Biggio, a Anna Marini, Francesco Cogoni, Federico Fortuna, Alessio Siddi, Andrea Conci, neanche un applauso, non è possibile. Lorenzo Satta, Aurora Baghino, Andrea Scarfi, Gabri Lai, Gabri Colu, Diego Marini, Margherita De Murtas, Vincenzo Burgio, Gloria De Sublano e Sara Casula, ma anche Giacomo, Alisea Picci, Tommaso Moni, Russell Jordan, Lori dell'Audax e Christopher. Grazie anche ai bambini per aver disegnato. Non gli diamo niente? C'è un premio, Fra un po' ve lo diamo. Abbiamo fatto i calcoli nel frattempo? I calcoli, mi servono i calcoli finali. Ringraziamo gli istruttori che hanno speso 2 giorni del loro tempo. Facciamo da subito chiamando Gianni Dell'Astro, venite qua tutti insieme, Ilaria del Condor, José dell'Audax, Ugo del Sublano, Rita e sottoscritto per Directa Sport, Paolo, Jessica e Simona, preziosissime del Banda Monserrato, Sissi dell'Antoniano, Manuela, Marta e Nicola della Superga. Sì. Un simbolo, davvero un simbolo, la penna targata Directa Sport e Panda Monserrato, in ricordo di questa prima edizione, una cosa simpatica, guarda lì la penna simpatica in ricordo, insomma le penne poi ce le dimentichiamo ed è sempre un piacere averle. Andiamo avanti, velocissimi. Allora, cosa abbiamo? Questi bambini hanno le medaglie, dei disegni. Primo premio. Addirittura c'è primo premio, e chi è? Vai tu. Margherita De Murtas. Allora, vince premio dei disegni Margherita De Murtas. Primo posto, medaglia, dov'è Margherita? Dov'è Margherita?
E poi ancora il secondo posto per Lorenzo Carlini e il terzo posto per Niccolò Picci, giusto? E andiamo avanti? Primo posto, andiamo proprio, premiamo pian pianino. Niccolò, eccolo qua, applauso. Andiamo avanti. E che non lo premiamo Lorenzo? Vai Lorenzo, complimenti. Leonardo Spadaro. Vai veloci. Tommaso Mattia Nonne, e ancora sesto posto per Simone Bernarella, settimo per Alessio Siddi, ottavo per Francesco Biggi. Vado veloce, venite tutti. Vai piano, Tommaso Mattia. E allora riparto da Simone Bernarella, tu sei Tommaso, giusto? Perfetto, perfetto. Lo abbiamo Simone Bernarella? Sì. Poi abbiamo Alessio Siddi. Ottavo posto per Francesco Biggio. Nono Caterina Urru. Decimo Gabri Collu. Undicesimo Sara Casula. Giusto? Bravi. Premio per il miglior disegno, Era il premio per il disegno, lo ricordiamo. Vero, grazie, ci avete allestito la parete all'ingresso. Siamo ai risultati, Me li avete dati? Li avete dati i risultati? Io non ancora. Ce li ha, che non lo so chi li ha. Allora, guarda, vi chiedo di calcolarmi al volo l'Antonianum. Nel frattempo vi dico che la Superga ha chiuso con 84 punti. Quindi scriviamo, così capiamo la classifica in tempo reale. Superga che si è presentata con tre formazioni. L'Audax ha chiuso con 68 punti, anche l'Audax con tre formazioni. Il Condor ha chiuso con 76 punti. Il Panda, sempre con tre formazioni, ha chiuso con 94 punti. Il Sublanu ha chiuso con 68 più 34, 102 punti. L'Astro ha chiuso con 132 punti. Directa ha chiuso con, devo fare i calcoli, 38 più 19, 48, 57 punti. L'Antonianum, mi avevi detto? 50, una sola formazione, 150 punti. Incredibile per l'Antonianum. Quindi la classifica dice, ce la sta formulando velocissima Gabriella. Classifica, allora vediamo un po'. Allora arriviamo al podio pian pianino, va bene? Facciamo così? Allora iniziamo a premiare la squadra di Directa Sport. Venite qua, musica, un po' di musica, batterie, ma le cambi le batterie? Eccoli qua, venite qua, Directa, venite, 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 dobbiamo prendere le medaglie, venite. Musica!
eccoci qua, venite qua. Salutiamo le medaglie, prima le medaglie. Scusate, c'è la foto col trofeo, giusto? Abbiamo il trofeo, venite qua veloci, diretta, diretta, tornare qua veloci, guardiamo là, guardiamo in camera, tutti qua, perché c'è il trofeo in ricordo della prima edizione. Seduti, facciamo la foto. Grazie Fabiana, sì sì, verso quella. Trofeo, non so se riusciamo a favore di camera a zoomare sul trofeo della prima edizione, grazie Fabiana, premia Fabiana Boscu, dirigente del Panda Monserrato ma anche assessore alla pubblica istruzione del Comune di Monserrato. Guardate là dove c'è la telecamera, questo è il trofeo, un saluto e l'applauso per i bambini di Directa Sport, guardate là dove c'è la telecamera, e vai, salutiamo a casa tutti, bene, molto bene, possiamo tornare, tornare a posto, tieni Rita questo, conservalo, via, 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 velocissimi, bene, andiamo avanti, andiamo avanti, grazie per essere qua, e chiamiamo l'Audax, Audax, abbiamo l'Audax, venite qua. Anche qua operazione medaglia e poi ci giriamo per salutare a casa, sì sì. Questo mini basket com'è? Guarda là, il mini basket com'è? È bello. Perché? Non lo so. Perché? Guarda là. Perché è bello il mini basket? Dai, dai. Mi piace questo sport. A te piace? Perché ti piace il mini basket? Eh? Perché ti piace il mini basket? No. Non ti piace. Vabbè. Come ti chiami? Ludovica, bravissima. Bene, guardiamo là, salutiamo. Arriva anche il premio da parte. Il cartellone. Eccoci qua. Oh, vediamo se recuperiamo anche il cartellone. Sì, guardate là. Salutiamo a casa nonne e zie. Complimenti a Laudax. Grazie ragazzi, andiamo avanti. Chiamiamo adesso il Condor Monserrato. Condor Monserrato. Condor, venite, 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 venite. Belli qua davanti. Vi prendo io il cartellone. Eccolo qua. Cartellone del Condor, anche voi guardare là e salutare. Arriva anche il trofeo? Sì. Salutate a casa. E questo è il Condor Monserrato. Complimenti bambini.
1, 2, 3, Condor. Olè, un po' di entusiasmo. 1, 2, 3, Condor. Dai, complimenti. Arriva al quarto posto, prima del podio, sindaco. Poco prima del podio. Poco prima del podio. Sono al quinto posto. Abbiamo... quinto posto, la Superga! Superga! Dove sta? Eccola qua! Venite, venite! Vedi, questo è lo spirito giusto! Chi ha la medaglia viene qua davanti, così salutiamo a casa. Ok, venite qua, salutiamo a casa. Ti piace giocare a mini basket? Sì. Guarda là. Perché? Non lo so. Beh, un motivo ci sarà, Perché? Perché giochi, stai con gli amici? Non hai idea? Forse perché lo faceva mia mamma. Ah, è vero, in effetti può essere. Tu hai la fascetta, sei giocatore forte, vero? Ci siamo tutti? Venite qua, venite qua. E salutiamo a casa tutti col trofeo. Venite qua. Foto, venite qua, tutti qua. La Superga con gli istruttori. Eccola qua, la Superga Cagliari, Oratorio San Paolo, in piazza Giovanni, gran bella realtà dello sport cittadino. Grazie! Arriviamo al quarto posto, quarto posto, quarto posto, abbiamo il Panda Monserrato! Dove sta? Eccoli! Anche qua ci mettiamo a favore di camera per le fotografie. Un po' più vicini. Salutiamo a casa. Poi mi raccomando, tutti a rivedersi in diretta su Directa Sport per questa bella due giorni di mini basket e non solo. Ma tu ti sei divertito? Cosa? Ti sei divertito? Sì. Ma l'anno prossimo vuoi tornare? Non lo so. Vuoi tornare l'anno prossimo? Tu vuoi tornare l'anno prossimo? Sì. Sì, meno male, aiuto. Con gli istruttori del Panda, Gianni, Gabriella, Jessica, Mauro, Fabiana, Simona. Insomma, complimenti al Panda. Grazie e arriviamo al podio. Ma prima. Sono arrivati e ringraziamo ancora sindaco e assessore ai lavori pubblici, venite qua, facciamo giusto un saluto. È già tempo di auguri natalizi, di fatto. Com'è andata? Benissimo, complimenti a tutte le società, complimenti ai genitori, complimenti ai bambini e complimenti soprattutto alla pazienza degli istruttori che veramente hanno fatto una bellissima manifestazione. Ringrazio il Panda, ringrazio Fabiana Boscu, ringrazio Gianni, il presidente, e veramente hanno, non vi riempivamo la palestra di Monserrato, questa, da sempre, perché è il primo anno che siamo riusciti a farlo in una nuova palestra e con tantissimi atleti. Spero che
diventino sempre di più, e poi venite a giocare al nostro campo del comparto 8 di Monserrato. Insomma, un biglietto da visita notevole, una struttura bellissima, tanti spazi anche oltre il campo, che sono una risorsa questa, per chi non si sta allenando. Assolutamente, c'è un finanziamento da 1.500.000 euro dove faremo una pista d'atletica, dei passaggi per chi vuole fare un po' di diciamo atletica all'aperto, un po' di ginnastica e tante altre novità. Quindi questo è un polo che diventerà il primo polo forse dello sport di tutta la città metropolitana. Grazie, grazie sindaco, davvero insomma prezioso. Vado avanti col podio agli arbitri. Gli arbitri, applauso agli arbitri. Venite, venite. Ricordiamo i nomi, Fabiana. Ricordiamo i nomi. Nicolò e Andrea, un grazie speciale perché siete stati con noi due sere intense. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, un applauso. Grazie davvero, precisi in tutti, in tutta la due giorni, non si sono passati nulla. Vado avanti, arriviamo al podio. Terzo posto di questa prima edizione del Directo Sport Pandas Christmas Game, il Subranus Elargius. Eccoli qua. Anche qua il saluto a casa. Saluto a casa. Questa dunque la squadra terza classificata con il nuovo regolamento del Directa Sport Pandas Christmas Game. Grazie al Subranus Selargius. Medaglia d'argento. Secondo gradino del podio per l'Astro Cagliari. L'Astro con Gianni. E complimenti anche all'Astro, anche qua, saluto a casa. Cartellone, dov'è? Dov'è il cartellone dell'Astro? Ci vuole il cartellone, andate a recuperare il cartellone veloci, dove sta? Ah, eccolo qua, mettiamolo davanti, cartellone davanti. Astro, tenete il cartellone, anche voi due. Eccolo. Ce l'abbiamo la musica giusta? Grazie Gianni. Vince la prima edizione del Directa Sport Pandas Christmas Game l'Antonianum Quarto. Incredibile. Premia l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi del comune di Monserrato, che ringraziamo, e il presidente del consiglio comunale di Monserrato Per Giorgio Massidda. Grazie davvero per essere qua anche oggi, insomma
una bella soddisfazione per tutti. Una bella squadra. Grazie. E anche qua il saluto a casa. Non c'è energia? Non c'è energia. 1, 2, 3, Antonianum! Oh, dai! Voi volete tornare l'anno prossimo? Bene, grazie. Sicuri? Se non vi sedete per terra non tornate, dai, vediamo. Se non vi sedete per terra non tornate. Guarda, veramente, non tornate. Tutti per terra, va bene, dai. Ok. Grazie Antonianum! Complimenti! Bravi davvero. Grazie anche all'associazione che ci ha regalato la sicurezza e servizi ambulanze. Grazie anche a voi, davvero preziosissimi sempre, sempre. Grazie davvero. La medaglia? La medaglia, questa è la vera medaglia. Grazie, quasi alla fine, giusto? Quasi alla fine. Togliamo un po' la musica, se possibile. Rita, ti chiedo di portare qua il sacco magico, perché abbiamo l'estrazione. Va bene, allora, tanto lo teniamo, tienilo tu un attimo. Abbiamo ancora una targa ricordo. Gianni, vieni, abbassiamo un attimo la musica. Il presidente del Panda Monserrato, Gianni Picciau, la consegna, una targa ricordo a Tommaso Locci, sindaco del comune di Monserrato. Vabbè, oh, questa è la prima storica edizione, eh? Grazie. Andiamo? Sì, andiamo, scusate, c'è l'estrazione, venite. Allora, nel frattempo che andate a prendere i biglietti, magari qualcuno non ha il biglietto, andate a recuperare il biglietto, mi permetto, Rita vieni qua con me, mi permetto di dire una cosa, insomma, sulla nostra realtà, venite, vieni. Allora, insomma, niente, per noi è stata una bella, per noi di Directa Sport è stata una bella edizione, perché di fatto questo segna il primo evento. Un attimo bambini, tornate a sedervi là una volta che avete il biglietto. Dicevo, vieni Rita, è stata un bel momento perché segna di fatto la prima edizione del torneo della nostra attività istituzionale. Un attimo, poi adesso facciamo l'estrazione, tra un attimo. Vieni Rita nuovamente qua, non molliamo. I bambini di Directa Sport che hanno iniziato la loro attività 4 anni fa nella scuola dell'infanzia, ringrazio la Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile, c'era un campetto all'aperto nel 2014, siamo riusciti a prendere la convenzione, ristrutturarlo e fare attività. Ci trovate là, in località vicino alla zona Cuscaglieri, via Basilicata o quant'altro. Loro sono i primi protagonisti che giocano sul campo dopo 4 anni. Detto questo, se non tornate a sedervi non facciamo l'estrazione, quindi vi dovete tornare a sedervi dove eravate prima. Tornate a sedervi perché facciamo l'estrazione appena siete tutti seduti. Ci occorre il bambino più piccolo. Il bambino più piccolo nel pubblico. Un bambino piccolo nel pubblico. C'era Riccardino prima, di Directa, non so se c'è ancora. Ci serve un bambino che estrae. Dov'è? Ci serve un bambino che estrae. Non abbiamo nessuno? Eccolo qua. Oh. Come ti chiami tu? Come ti chiami? C'è anche Erika, venite tutti e due, dai. Abbiamo due premi, venite. Erika, vieni. Allora, scusate, perché qua io e Erika abbiamo un rapporto particolare, perché... Ah, anche Riccardo, sì. Ma tu che sport fai? Fai mini basket? O fai danza?
mini basket. Ah, e chi è il tuo istruttore di mini basket, scusa, Mauro. Ah, ma veramente, ma sono io, dai, non ci posso credere. E poi c'è anche Riccardo, anche Riccardo che non fa mini basket, per ora rimane fuori a controllare, ma non è che l'anno prossimo vuoi fare mini basket anche? Marco, scusa, è vero che vuoi fare mini basket l'anno prossimo? Vuoi fare calcio? No. E cosa vuoi fare? Calcio, va bene, pazienza. Allora, prima estrazione, per ragioni... Vieni Marco. Prima estrazione, la fa Erika. Allora, cesto di prodotti in sardi natalizi offerto da Directa Sport. Se lo porta a casa, estrae Erika, guarda là. Cioè, no, non puoi guardare, Mischia. Fammelo vedere. È rosa. È rosa ed è il numero. È sempre un bel momento questo, Faccio in fretta. 46! Eccolo! Vieni, prego! Complimenti! Aiutatemi! Si porta a casa il cesto di prodotti natalizi offerto da Directa Sport, un bel cesto, complimenti, ci mettiamo a favore di camera, eccolo il cesto che si porta a casa. Veniamo anche domani. Molto bene, come vi è sembrato? Bellissima esperienza per noi, veramente complimenti per l'organizzazione. Squadra, che squadra siete? Astro, alla grande, grazie davvero, abbiamo un secondo posto. Allora, qua dobbiamo essere fortunati perché abbiamo un giubbotto Directa Sport taglia L. Quindi dobbiamo sperare che o la taglia sia giusta o dopo le vacanze lo diventi. Perché non è impossibile. Vai Marco, altrimenti diventerà una idea regalo forse, no? Giallo, così per par condicio. Numero... 27! Chi è che ha il numero 27? Chi è che ha il numero 27? Ah sì? Mi fai vedere tuo papà? C'è tuo papà qua, tua mamma, tua zia, tua nonna? Poi vediamo un po' chi c'è? Secondo me ce la possiamo fare. Giubbotto Directa Sport. Complimenti. Dov'è Marcolino? Marco Erika, la medaglia per aver estratto. Va bene, allora, sì, grazie, squadra Panda, alla grande, grazie davvero, e salutiamo. Chiamiamo tutto lo staff, così chiudiamo, venite qua ragazzi, tutti quelli che hanno la maglia, la felpa rossa, ma non solo. Paolo! Ci siamo tutti, Paolo, Loretta, Simona, Gianni, Rita, e poi ci salutiamo. Gigi, che solo per caso non ha la felpa rossa. Scusate ragazzi perché dobbiamo salutare, e poi balliamo. Dopodiché balliamo subito. Jessica, vediamo se viene. Dai, allora tutti qua, foto e saluto di rito per questa prima edizione, ma 13ª edizione del Panda's Christmas, prima edizione del Directa Sport Panda Christmas Game. Guardate, venite qua, seduti tutti qua, venite tutti seduti qua, seduti, bambini seduti, dai che facciamo la foto tutti insieme, dai che ce la facciamo, forse, altrimenti facciamo una carrellata, quelli che ci sono, grazie a tutti e... Buon Natale, buon anno, buon 2023! Ciao a tutti! Ciao!